gioco così assoluto, immerso in una realtà indefinita dei colori spenti. Lì i colori erano spariti, era tutto grigio, lo erano persino il sole al tramonto e i tetti delle case. Gli adulti lavoravano e i bambini andavano a scuola. Il clangore degli oggetti da lavoro scandiva le giornate e riempiva l'aria muta. Le passioni erano state dimenticate, tanto che nessuno più ne avvertiva il fremito o ne sentiva l'ebbrezza. Erano scomparsi tutte le note, le musiche, le danze, e nessuno ne avvertiva più la necessità, nessuno a parte Cedric. Ho dimenticato la calcolatrice! Ma no, tranquillo, te la prestiamo. No, 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 me la devo prendere. No, no, la mia fa le equazioni, me ne vado. Vado a prendere. Va bene, aspetta, senti, dove va? Bello.
per i sogni? Dove sono finite le ambizioni e le persone? Perché nessuno si chiede, si fa domande? Perché nessuno si accorge di tutto questo grigio che ci sta circondando? Non posso essere l'unico. Io devo spingermi oltre, non mi darò pace finché non troverò la risposta. Ma quello è il fiore dei miei sogni. Ma allora non è solo una fantasia, devo cercare gli altri. Devo partire, devo andare a farmi lo zaino. Mangio, dobbiamo... Che hai combinato? Non sei venuto nemmeno a scuola. Mangio, zitta! Il compito di... Zitta! Ho visto il fiore. Mi sono spinto oltre il confine. C'era un fiore di quello dei sogni. Devo per forza, devo partire, tu mi devi aiutare, devi venire con me. Partire? Dove? Non lo so, dobbiamo trovare gli altri fiori. Ma che stai dicendo? Non ci siamo mai mossi di casa, dove andremo? Maggio, dobbiamo partire. Io ho bisogno di te. Mi puoi aiutare, per favore? Va bene, partiamo. Siamo diretti verso un villaggio dove ci sono i fiori così. Ci sono dei fiori. E così i due ragazzi continuano per la loro strada, con continue domande per la testa. Avranno fatto la scelta giusta. Sarà stato saggio abbandonare il mondo che gli apparteneva, quello che gli era noto, per andare incontro all'ignoto?
E così tra dubbi, desideri, aspettative e paure, i tre ragazzi riprendono il loro viaggio. Thank you.
detto già due paroline giusto per spiegare un po' quello che avete appena visto. Innanzitutto vogliamo dirvi che era la prima volta che provavamo qui con tutto quello che c'era in questo spazio. Scusate la mancanza di oggi, ma siamo raggiunti dal concerto di Alex Britti, quindi un pochino è andata così. Comunque, se vi volete avvicinare, così se volete aggiungere qualcosa, volete darmi un supporto. Noi abbiamo scelto di fare questo spettacolo, in realtà ci è stato proposto. Abbiamo accolto la richiesta prendendo spunto da delle parole chiavi del sinodo e dei discorsi di Papa Francesco e partendo dai significati e dai messaggi che avevamo a cuore, che volevamo portare, abbiamo scritto questa storia. Abbiamo cercato con i nostri limiti, i nostri punti di forza, i nostri talenti di metterla in scena per far passare qualcosa di positivo a coloro che ci avrebbero poi guardato. Quindi speriamo che vi sia piaciuto. Che volete aggiungere qualcos'altro? No. E allora, grazie a tutti. Ciao, Villa San Giovanni, vi amo.